Abbiamo appena ricevuto la notizia che la chiatta a cuscino d'aria non arriverà a Barrow né ora né mai. È infatti rimasta incagliata in una pozza da scioglimento ancora più grossa della chiatta stessa, rischiando di causare una collisione in aria tra le due gru volanti che la stavano trainando. Colonnello, perché non ha detto al presidente che la missione era fallita quando l'ha chiamata? Ha deliberatamente mentito al suo comandante in capo? Signora, mi creda, abbiamo accettato una sfida in un ambiente impossibile. Il primo obiettivo era portare la chiatta a destinazione e abbiamo perso la battaglia, ma la missione non è finita. Non smetteremo di lottare finché le balene non saranno libere. Grazie. Colonnello Boyer, un'altra domanda. Ce l'abbiamo messa tutta e sono fiero di voi. Potete andare. Mangiate qualcosa. Grazie, signori. Quei due mi hanno incastrato. Il giorno peggiore della mia vita. Potrebbero detrartela dallo stipendio. Kelly? Sì, ero da queste parti. Se avessi saputo che sei così carina, dopo la prima telefonata ti avrei richiamata immediatamente. Allora, il mio comandante in capo ha un piano B per il salvataggio? Io speravo che ne avessi uno tu per noi. Dobbiamo creare una via verso le acque aperte, altrimenti le balene moriranno qui aspettando. Cominciamo a fare dei buchi ogni 20 metri. Ma perché dovrebbero seguire la nostra strada? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo provarci. Forza! Dai! Così! Spingetelo sotto! Dai, dai! La lotta per salvare le tre balene ha subito una svolta inattesa oggi. Gli eschimesi hanno iniziato il difficile lavoro di aprire una serie di buchi per far respirare le balene lungo un percorso di 8 chilometri, nella speranza di attirarle in acque aperte. Sembra che non ci sia altra possibilità per le balene intrappolate e i monti giudicano una follia l'audace piano degli eschimesi. Ciò nonostante, con qualche motosega e una preghiera, si spera che questi tre sfortunati giganti del mare tornino presto liberi.